una scelta reversibile o definitiva farsi un tatuaggio? Intanto vediamo che ci sono quasi 3 milioni di tatuati in Italia e 1200 studi di tatuatori, un'abitudine diffusa ma non esente da rischi, come ci racconta Giampiero Scarpati. Segno di appartenenza, ostentazione di identità, masta da esibire con fierezza o da svelare a pochi fortunati. Smentendo chi da anni ne va annunciando la morte prossima avventura, il tatuaggio è ormai sempre più un'abitudine consolidata. Artisti, calciatori, protagonisti dello Star System, ma non solo. Quello per il tattoo è infatti un vezzo sempre più democratico e trasversale. E i numeri della passione per il tatuaggio parlano chiaro. In Italia ci sono quasi 3 milioni di tatuati e 1200 tattoo studio. I clienti sono soprattutto giovani. Secondo l'associazione dei tatuatori, infatti il 30% dei ragazzi tra i 18 e i 30 anni sarebbero tatuati. La spesa va da 100 euro per una farfallina a migliaia di euro per decorare tutto il corpo. Ma attenzione alle regole igieniche, il consiglio è sempre quello di rivolgersi a centri specializzati. E le limitazioni sono anche altre. L'esercito e le forze di polizia, per esempio, sconsigliano di farsi imprimere addosso scritte o disegni troppo vistosi per ragioni di decoro. E così capita che il patito si trasformi nel pentito del tatuaggio. Secondo una ricerca dell'ospedale San Filippo Neri di Roma, infatti il 40% dei tatuati vorrebbe cancellarli dal proprio corpo. In questi casi la soluzione più gettonata, ma non certo la più economica, è il laser. La spesa varia da 250 a 500 euro a seduta. Ma attenzione, chi volesse sbarazzarsi del proprio tribale usando creme miracolose rischia grosso. Secondo l'Associazione Tatuatori Italiani, infatti, le presunte creme per rimuovere i tatuaggi possono provocare pericolose lesioni sulla pelle. E approfondiamo la questione col nostro ospite che è Marco Manzo, che è docente di corsi per tatuaggio. Buongiorno. Buongiorno. Dove insegna? Ah, io insegno nei corsi che sono stati richiesti dal Ministero della Sanità nel 98, sono corsi obbligatori per tutti i professionisti e bisogna rivolgersi soltanto ai professionisti del settore perché, come sappiamo, facendo tatuaggi ci sono dei rischi. Lei ha un po' di ferie del mestiere, ci fa vedere brevemente come no, quali queste sono? Queste qui sono macchinette per tatuaggi, adesso la maggior parte dei tatuatori usano delle macchinette elettriche, sì. Qua ne ho portate due, una è rotativa, quindi ha un movimento rotativo. Qual è, ce la indica col dito? Questa qui. Col dito vicino, questa qui sì. Che stiamo inquadrando, sì. Ecco, questa, sì, praticamente è un movimento rotativo che spinge un ago che passa all'interno di un puntale che è il manipolo, sì. E con dell'inchiostro si porta questo inchiostro sotto pelle e si esegue il lavoro. Quindi non si fa più a mano? Ma c'è ancora chi li fa a mano, però sì. A mano sono più dolorosi, ci vuole più tempo e come sono meno perfetti, diciamo, come lavori. Quindi adesso si preferisce usare queste macchinette elettriche. Poi lì ci sono degli aghi in questi contenitori bianchi. Sì, questi sono aghi usa e getta, sterili, e servono questi tondi, si usano soprattutto per le linee e questi piatti per le sfumature. Allora, brevemente, quali norme rispettare, quali sono gli standard sanitari per fare bene un tatuaggio? Gli standard è abbastanza lungo da spiegare, però la cosa principale è bisogna utilizzare un ago sterile, dei colori certificati atossici e sempre sterili, bisogna mettere i guanti, una mascherina protettiva, un camice protettivo. I rischi ci sono sia per l'utente e sia per l'operatore, quindi si cerca in questi corsi professionali di mettere in garanzia sia l'utente che l'operatore. Senta, molti bambini vogliono farsi dei tatuaggi. Ci sono i giovani, noi tatuatori professionisti accontentiamo solo i maggiorenni o altrimenti i minorenni accompagnati dai genitori. Però di solito tendiamo ad accontentarli solo se vediamo che sono molto sicuri. Sì. E nel servizio sentivamo che il 40% delle persone vorrebbe cancellarlo a un certo punto. Come si fa a cancellarlo? Dove si va intanto? Dallo stesso tatuatore? No, assolutamente no, non si deve andare dai tatuatori a togliere i tatuaggi, è competenza medica, ci si deve rivolgere a un dermatologo e adesso uno dei metodi più usati è il laser.
e adesso sono uscite delle nuove creme, dei nuovi metodi, però in Italia ancora non sono certificati. Sì. Quindi bisogna rivolgersi a un dermatologo e chiedere a lui qual è il metodo migliore. Quindi assolutamente, allora, per farsi tatuaggi da esperti specializzati, per togliere i tatuaggi assolutamente dai medici e dai dermatologi. Grazie a Marco Manzo. Grazie a voi.